Sarà ormai ancora mio compito mostrare con quali raffinati mezzi Arimane vuole impedirlo, in quale aspra lotta si è impigliato il secolo XX. Da tutte queste cose si può diventare coscienti della gravità dei tempi, del coraggio necessario per inserirsi giustamente in correnti spirituali. Al contempo, però, accogliendo queste cose, dicendosi: tu, anima umana, tu, se comprendi, puoi essere chiamata a cooperare affinché la reggenza di Michele sia assicurata. Può anche sorgere nell'anima quello che si vorrebbe chiamare un intimo giubilo pieno di dedizione per riuscire ad essere tanto forte. Occorre però trovare lo stato d'animo che porta a tale coraggiosa forza, a tale vigoroso coraggio. Sopra di noi, in lettere soprasensibili, sta scritto: siate consapevoli che farete ritorno prima del termine e alla fine del secolo XX, le cui condizioni voi stesse avrete preparato. Siate consapevoli di come allora si potrà sviluppare quel che avrete preparato. Sapersi in questa lotta, sapere della decisione fra Michele e Arimane, è ciò che può suscitare quello che chiamasi entusiasmo, fervore antroposofico. Da Considerazioni esoteriche su nessi karmici, volume 3, di Rudolf Steiner, editrice antroposofica.